Allora, noi stiamo attraversando un momento buono dal punto di vista dei risultati, non tantissimo dal punto di vista del gioco. L'ultima prestazione però a Chieri ci ha dato tanto morale perché abbiamo, secondo me, giocato la miglior partita dell'anno. Le ragazze hanno voluto in qualche modo dare un segnale a loro stesse che vogliono cambiare le cose. In realtà a noi il record interessa poco, quello che interessa il percorso di crescita per arrivare al mondiale per club nel migliore dei modi possibili. E il segnale che abbiamo dato ieri è un segnale importante. Ovvio che fa piacere essere lassù, essere a una partita da record. Noi ci proveremo a prescindere da quel record lì, perché per noi è importante comunque provare a vincere sempre e provare ad allungare questa striscia vincente che a noi fa solo che bene. Però ripeto, il percorso più importante è quello della crescita per arrivare al Mondiale Cuneo. Ma sicuramente anche per noi è una partita importante, soprattutto perché ci mette a confronto con probabilmente la squadra più forte al mondo, quindi siamo tutti molto motivati e contenti di poterci mettere alla prova. E in più anche noi stiamo cercando nel nostro piccolo di crescere. Abbiamo una squadra che comunque in gran parte è giovane e con poca esperienza e stiamo facendo, tra virgolette, una piccola gavetta perché a livello di gioco stiamo pian piano migliorando. Ma ci manca un po' di continuità, quindi occasione migliore di questa dove affrontiamo il livello più alto che potremmo avere di fronte, non c'è, e quindi speriamo di approcciare bene la partita e di giocarci le nostre carte. Non sarà il pubblico del Palaverde, però spero e credo che ci sarà comunque il nostro tifo. Dà sempre una carica in più giocare con il palazzetto pieno, ci sarà secondo me da divertirsi. L'unica volta con cui ho parlato con le ragazze di questa cosa del record è stato dopo la gara con Busto, ma l'ho utilizzato un po' personalmente perché era quello che sentivo per far percepire alle ragazze che non era quello il nostro obiettivo. Se volevamo porci un obiettivo a breve termine, quello poteva essere un obiettivo, ma l'obiettivo doveva essere a lungo termine. È ovvio che fa piacere essere lassù, è ovvio che fa piacere essere confrontato al Bachi, che è la squadra che ha vinto di più gare in assoluto. Ci piacerebbe tantissimo, perché in questi anni questa società ha dimostrato tanto, queste ragazze si sono fatte un gran mazzo per portare a casa tutto quello che c'era da portare. Questo sarebbe secondo me un'altra enorme soddisfazione, prima di tutto per le ragazze e per la società, perché è uno di quei trofei che uno non può toccare con mano, no? Ma è una di quelle cose che magari rimarrà lì a lungo. Poi i record sono fatti per essere battuti, come magari può succedere a noi, speriamo succederà in futuro anche a noi con altre squadre. Ci fa tanto piacere, però ripeto, lascia il tempo che trova quel record, perché poi alla fine dell'anno, se uno perde il record ma porta a casa tutti i risultati e tutti i trofei, quelli contano molto di più. Non sono molto soddisfatta di come mi sto allenando, giocando, quindi credo che l'atleta è sempre molto, pretende sempre molto da se stesso e come lo facciamo tutte durante gli allenamenti e credo che sia un punto di partenza per poter migliorare e poter raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo come società. Potrei rivolgere la stessa domanda a Asia, Joana, non so, uguale. Io penso un po' come Paola, poi per lei è tanta pressione anche per me perché tutte le palle praticamente vanno, cioè tocco io. Quindi inizio della stagione penso che tutte non abbiamo ancora giocato al nostro massimo. Ovviamente eravamo molto sfortunate perché avevamo tanti infortuni, quindi dall'inizio della stagione non avevamo mai possibilità di allenare tutti insieme, quindi anche il nostro ritmo, anche quello che ci dà forza a stare tutti insieme, è manca un po', ma piano piano, ogni giorno, ogni settimana arriva un'altra persona che torna dagli infortuni, quindi possiamo lavorare insieme e trovare questo nostro ritmo che praticamente secondo me la nostra forza è il gioco di squadra e di stare tutti insieme. Quindi iniziamo questa strada per migliorare e per mondiali per cup spero di arrivare al massimo. Io mi aspetto molto di più di me.
ma secondo me ce la facciamo e arriviamo tutte giuste. Il fatto di essersi fermata, lei in particolare in estate, non aver partecipato, l'ha agevolata da questo punto di vista? Sì, sicuramente dovevo avere un po' più tempo per trovare quel ritmo di allenare di tutto, ma comunque questo che ho fatto 4 mesi di fare le vacanze, diciamo, mi ha dato tanto perché la testa è riposata tantissimo, avevo tempo per le mie cose, finalmente stare un po' con famiglia, con me, quindi ho goduto questo tempo al 100%. Se penso adesso cioè, lo so che ho fatto la scelta giusta. Grazie. Si è giovani, bisogna andare in palestra, bisogna divertirsi, bisogna prenderlo come un gioco, perché alla fine la pallavolo è un gioco, poi ovviamente ad alti livelli diventa anche il lavoro, però all'inizio è un gioco, quindi sicuramente il mio consiglio è di divertirsi sempre, ma anche adesso, anche per me è un lavoro, ma io mi diverto, cioè io non vedo l'ora di andare in palestra, di allenarmi, perché è la mia passione, quindi sicuramente quello che posso dire è... Uno va in palestra ma si deve divertire, perché se smette di divertirsi, smette di piacere quello che fa, allora c'è qualcosa che non va. Che suggerimento? Penso che noi veramente abbiamo fortuna che non dobbiamo stare 8 ore in ufficio, ma andare in palestra, come ha detto Noemi, divertire. Stare con le compagne che penso che in tutte le squadre, tutte le compagne di squadra cioè, è un buon rapporto, quindi secondo me veramente dobbiamo approfittare questa cosa e sì, e anche i giovani devono veramente divertire perché è un bello lavoro e la passione. Da piccola hai sempre avuto questo in testa, quando facevi i giovanili avevi la pallavolo in testa come tuo unico divertimento e passione. Penso di sì, alla fine no, mi ricordo che ho iniziato a giocare a pallavolo e poi smesso dopo 3 settimane perché non mi piacevo e poi dopo 1 anno mi sono ripresa. Quanti anni? E mi sa che avevo 11, poi mi sono fermata e poi avevo 12 o 13 che ho iniziato di nuovo. Si è costruita anche altra società in mia piccola città che ha fatto la squadra. Quindi avevamo questa fortuna che erano tante ragazze in mia età che volevano fare questo, era che anche un allenatore molto buono che è tornato in mia città dopo tanti tanti anni e lui voleva costruire qualcosa di importante.